Incidente stamattina intorno alle 8:15 sulla strada per Bancali. Un autobus della TP, della linea che collega Sassari con la Borgata, è stato centrato in pieno da un furgone cassonato, mentre si trovava fermo per permettere la salita e la discesa dei passeggeri. I due mezzi erano incastrati l'uno con l'altro quando è arrivato un altro furgone che prima si è sbattuto contro il cassonato e poi ha finito la sua corsa in cunetta fermandosi sulle strisce pedonali. Visti i danni ai mezzi è probabile che i due furgoni viaggiassero ad una velocità sostenuta e che solo per un caso estremamente fortunato nessuno dei passeggeri o dei conducenti dei mezzi abbia riportato ferite. La fortuna ha voluto anche che in quel momento nessuno stesse attraversando la strada perché diversamente l'incidente avrebbe avuto conseguenze ben più gravi. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia Municipale del Nucleo di Pronto Intervento di Ripunti. Nella tarda mattinata di ieri, il personale della quarta sezione antirapine della squadra mobile di Sassari, con la collaborazione del personale della squadra mobile di Cagliari, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Sassari, su richiesta del sostituto procuratore della Repubblica, nei confronti di un giovane di 23 anni, nato a Tempio Pausania, pregiudicato senza fissa dimora. Il ragazzo è stato tratto in arresto nell'ambito dell'inchiesta che nei giorni scorsi ha portato all'arresto degli altri tre responsabili della rapina perpetrata ai danni di Giuseppe Mura, titolare della catena di supermercati del gruppo Mura a marchio Eurospin in città. Gli investigatori erano sulle sue tracce già da alcuni giorni, in quanto a suo carico esistevano gravi indizi di colpevolezza per la rapina in questione. Il fatto che il giovane sia senza fissa dimora e privo di qualunque stabile legame ha reso impossibile procedere al suo arresto insieme ai tre complici. Al suo rintraccio gli investigatori sono arrivati attraverso una complessa attività info-investigativa condotta attraverso la ricostruzione dei suoi movimenti degli ultimi giorni, resa possibile dal minuzioso esame di ogni possibile traccia lasciata dal giovane nel corso dei suoi spostamenti nell'isola. L'attività di ricerca ha avuto termine nella tarda mattinata di ieri, quando l'arrestato è stato rintracciato da solo nel centro abitato di Quartus Sant'Elena, nei pressi di un supermercato. Fra le altre cose, la partecipazione del giovane alla rapina in questione, come per i suoi complici, era stata dimostrata attraverso le immagini di una telecamera di videosorveglianza installata nei pressi dell'abitazione della vittima. Durante la fuga, nel transitare sotto il raggio d'azione del dispositivo di ripresa, mentre parla concitamente con il complice, aveva fatto un movimento con le braccia che riproduceva il gesto di fare un nodo. Come si ricorderà, gli assalitori di Mura, durante la colluttazione scaturita dall'aggressione, avevano cercato di legare la vittima. Con l'arresto di ieri è stata completata l'attività di indagine conseguente alla rapina che ha portato, nel giro di pochi mesi, all'identificazione e all'arresto di tutti gli autori del reato. I carabinieri del Comando Provinciale di Sassari sono intervenuti ieri sera in via dei Gremi, traendo in arresto per i reati di danneggiamento aggravato, lesione e resistenza un marocchino trentenne domiciliato in città. L'uomo, in evidente stato di etilismo acuto, tentava di lanciarsi contro le auto in transito, venendo inizialmente ricondotto alla calma dai militari del nucleo radiomobile, intervenuti dietro segnalazione di alcuni cittadini allarmati. All'arrivo dell'ambulanza, improvvisamente, il giovane ha dato in escandescenze, compiendo gesti autolesionistici, scagliandosi con pugni e testate contro il personale sanitario e i militari, nonché danneggiando poltroncine e cinture di sicurezza dell'ambulanza stessa. Questo atteggiamento ha procurato a tre paramedici lesioni agli arti e al torace, giudicate guaribili in 5 giorni, mentre un militare ha riportato 6 giorni di prognosi per trauma distorsivo alla spalla destra. Il giudice ha disposto per lui l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Furto al distributore Eni sulla Buddy Buddy. Domenica notte i ladri sono entrati in azione poco prima delle 2. Le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza mostrano alcune persone arrivate dalla parte della campagna con indosso cappellini con la visiera a coprire i volti. Hanno tagliato, servendosi di una smerigliatrice, la colonnina dell'automatico, asportandone il contenuto. Il bottino, stando ad una prima valutazione, sarebbe di alcune migliaia di euro, anche se ancora non è stato quantificato. I ladri hanno agito in fretta e poi si sono dileguati. Le modalità con le quali è stato perpetrato il furto fanno pensare che si tratti di una banda organizzata che potrebbe essere la stessa che ha già colpito con le stesse modalità in altre zone. Sull'episodio indaga la polizia.
Sempre la notte di domenica, raid vandalico in piazza Università. Ignoti hanno danneggiato alcune macchine parcheggiate, tentando di introdursi anche in alcune attività commerciali presenti nella piazza, fortunatamente senza riuscirci. Episodi di microcriminalità che imperversano nella nostra città sempre più frequentemente. Orde di ragazzini annoiati che bivaccano giorno e notte e che, non trovando niente di interessante da fare, se la prendono con le macchine regolarmente parcheggiate o, peggio, con le persone che incrociano sulla loro strada, la cui unica colpa è di essere nel posto sbagliato al momento sbagliato. È stato presentato nei giorni scorsi a Porto Torres il Carnevale estivo, giunto quest'anno alla 40ª edizione. La prima edizione fu pensata e organizzata da un gruppo di amici che volevano rendere più viva la stagione delle vacanze di una città non abituata ai grandi eventi. Con il passare degli anni il Carnevale estivo si è arricchito di musica e colori, trasformandosi nella manifestazione di spettacolo più longeva e più imitata. A 40 anni dalla prima edizione si rinnova ancora una volta l'appuntamento con i carri allegorici, le maschere, la musica e l'intrattenimento davanti al mare del Golfo dell'Asinara. Il programma del Carnevale estivo è stato presentato nella sala conferenze del Palazzo del Marchese. L'evento è organizzato dall'AGET con il contributo del Comune di Porto Torres. Sostengono l'iniziativa anche la Camera di Commercio di Sassari, la Presidenza del Consiglio regionale della Sardegna e i commercianti di Porto Torres. Nonostante le difficoltà, abbiamo voluto dare in questi anni continuità al Carnevale estivo, un appuntamento atteso da tanti giovani che crea un indotto importante per il settore commerciale e turistico, ha sottolineato il sindaco di Porto Torres, Beniamino Scarpa. Il Carnevale estivo è un investimento che viene ripagato dalla grande partecipazione. Migliaia di persone arrivano dai centri turistici vicini per assistere all'evento, ha aggiunto l'assessore allo spettacolo Costantino Ligas. E anche per questo crediamo che il Carnevale possa essere inserito fra le manifestazioni che meritano sostegno attraverso i bandi della Comunità Europea a cui stiamo partecipando. Il programma è stato presentato dai rappresentanti dell'AGET, Costantino Capasso e Costantino Pirino, i quali hanno annunciato che in avvio della sfilata inaugurale verrà dedicato un momento al ricordo di Tore Gaspa, organizzatore scomparso alcuni mesi fa. Il 26 luglio si apre con la partenza alle 19.30 da via Sassari, ingresso Parco San Gavino. Sfileranno i carri costruiti dai volontari e i figuranti accompagnati dai gruppi ospiti. Su Corongiaio di Laconi, maschera tradizionale che esordisce al Carnevale estivo, e H2O di Samassi. Il corteo attraverserà il Corso Vittorio Emanuele, via Mare e il Lungomare, fino ad arrivare in via Benedetto Croce. Il 2 agosto si partirà proprio da via Benedetto Croce, un percorso inverso rispetto a quello dell'andata e arrivo nel Corso Vittorio Emanuele. Assieme ai carri e ai figuranti sfileranno il gruppo folk Liba Inzini Etnos, gli sbandieratori Città di Sassari e le maschere tradizionali dei Merdules di Ottana. Al termine del corteo si svolgeranno spettacoli nelle piazze del centro con la novità dei fuochi d'artificio nel cielo del Golfo dell'Asinara per celebrare i 40 anni di storia della grande festa dell'estate turritana. Gentili amici, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Telegin Radio. Oggi vado a leggervi un comunicato stampa della Guardia di Finanza, Comando Provinciale di Sassari. Nell'ambito dell'attività di contrasto alle frodi nel settore delle accise sui prodotti petroliferi, i finanzieri del gruppo di Olbia hanno effettuato un importante sequestro di bombole contenenti gas di petrolio liquefatto detenute all'interno di depositi abusivi ubicati sull'isola della Maddalena. Con il costante coordinamento del Procuratore della Repubblica e Tempio Pausania, dottor Domenico Fiordalisi, sono state individuate delle rivendite commerciali che disponevano di aree al cui interno le fiamme gialle rinvenivano bombole di gas in assenza delle prescritte certificazioni antincendio necessarie per lo stoccaggio di prodotti infiammabili, ovvero in numero molto superiore al limite ammesso. Considerata la pericolosità della situazione rilevata e allo scopo di prevenire
prevenire disastri e incidenti a tutela della popolazione circostante, i militari procedevano al sequestro di più di 700 bombole contenenti circa 10.000 kg di GPL. Il materiale infiammabile veniva immediatamente trasportato in luogo sicuro e autorizzato alla custodia. I titolari degli esercizi sono stati denunciati a piede libero alla predetta autorità giudiziaria per violazione delle norme sulla detenzione di materiale esplodente e sull'omissione delle cautele o difese contro disastri e infortuni sul lavoro. Questo è quanto ci arriva dalla Guardia di Finanza, Comando Provinciale di Sassari, e anche per oggi noi siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento con Telegin Radio. Come sempre in chiusura vi ricordo quelli che sono i nostri contatti: 079 26 11 50 per chiamarci, la nostra mail info@telegi.tv, e cosa molto importante che sempre vi ricordo è che Telegi, la televisione di Sassari, è visibile in streaming 24 ore su 24 in tutto il mondo sul sito www.telegi.tv. Alla prossima, arrivederci. Brevi dalla Sardegna, Nuoro. Oltre 80 persone hanno partecipato a Nuoro presso l'Euro Hotel all'assemblea pubblica promossa da Confartigianato Nuoro e dalle autoscuole del territorio contro la ventilata chiusura della motorizzazione. Artigiani, cittadini, associazioni, istituzioni locali, provinciali e regionali e politici hanno animato la discussione che ha voluto puntare il dito contro una prospettiva che metterebbe ancora di più in ginocchio un intero territorio. Per Confartigianato erano presenti la presidente provinciale Maria Carmela Folchetti, il segretario provinciale Pietro Contena e il vicepresidente nazionale di Confartigianato Trasporti Giovanni Antonio Mellino. L'assemblea, tra le altre cose, ha puntato il dito contro la politica romana, colpevole di accorgersi del nuorese solamente quando si parla dei carcerati di massima sicurezza e del 41 bis. Abbiamo bisogno di maggiore presenza di uno Stato che sta lentamente andando via, è stato rimarcato. Adesso il problema è la motorizzazione, ma presto arriverà il turno della questura, che potrebbe essere trasformata in una struttura secondaria. I consiglieri regionali hanno annunciato come la problematica sarà presentata in una mozione già domani nell'aula di Via Roma a Cagliari. Il segretario Contena ha sottolineato come ora sarà importante la sinergia fra le imprese e le amministrazioni per fare pressione sulla politica per salvare due province, gli abitanti e un sistema socio-produttivo in progressivo disfacimento. Contena ha ricordato come siano quasi 10.000 le operazioni che la motorizzazione di Nuoro effettua ogni anno, più di 3.000 le revisioni di camion, mezzi speciali e autobus, ben 6.212 le prove d'esame per il conseguimento delle patenti e un numero non quantificabile di altre operazioni come il duplicato delle patenti o la reimmatricolazione che non sono sottoposte a statistiche. Ci hanno dato un poco d'appuntamento, però è la più bella di Sassari. Maria, Maria, era più buona sassaresa. Maria, Maria, e da Russia e si rivanta. Ma è bella rinicapo, rubapo, no, si ne va a di la mamma, Maria, che io ti possa salvare. Se tu gli adi, ti hanno saprita sciocia, rugala. L'hai data all'uttorio, era bucato.
tu dai l'appuntamento a tutti canti, l'hai data al dottore, al avvocato, l'ha data all'ingegnere, all'usciato. Maria, datti la fatto va. Maria, si sa canto lo sento. Maria, Maria, torna da babugoia, mamma toia, a chi so e di chi ti moni ben. Maria, Dio ti do che ad ogni ben. Data l'impiegato comunale, Maria, l'ha dato pure a me. Associazione socioculturale Raggio d'Oro, ACLI, FAP ACLI organizzano appuntamento in piazza, manifestazione gastronomica musicale, piatti tipici sassaresi, venerdì 25 luglio, Largo Monache Cappuccine, Sassari. Avis Comunale di Sassari. Fino al 31 agosto 2014, tutti i donatori che effettueranno una donazione nel centro raccolta di Via Pavese parteciperanno all'estrazione settimanale di un buono spesa da 50 euro spendibile in prodotti alimentari nei supermercati del gruppo Mura ad insegna CRAI ed Eurospin. Aurora Record presenta Melodie Sassaresi primo volume, disponibile presso Studi di Teleg, zona industriale Predagnedda, strada 14. Pasticcerie Vanali, piazza Santa Maria 33 a Sassari e via Ettore Mura 20 a Lipunti. Goody Music, via Carlo Alberto 31 a Sassari, Radio Nova, via Donizetti 23, Sorso. Allegra Goro, conduce Alfredo Nieddu, in onda sulla nostra emittente, domani alle 20.30. Ospite in studio, Bartolomeo Porcheddu. TG, informazione e approfondimento, orari di messa in onda. Dalle 13 alle 15.30, dalle 18.30 alle 20.45, dalle 22 alle 23.30.